Quando arrivano chicchi di grandine da mezzo chilo o un chilo, ma quale natura, ma quale azione umana con l'anidride carbonica che fa impazzire il clima? È geoingegneria, geopop. Chi è quel bambino là, quel bambino secchione che fa le trasmissioni, che spiega come mai i chicchi di grandine sono così grandi? Perché, vedete, risale, la temperatura cambia, quindi incontra masse d'aria con temperature diverse, quindi questo chicco di grandine sale, scende, risale, riscende, diventa sempre più grosso con cerchi concentrici, a geopop, è geoingegneria, è clima manipolato, va bene? Queste trasmissioni che fanno per spiegare tecnicamente che non esiste il fatto che gli aerei cisterna irrorano i nostri cieli di metalli pesanti per manipolare il clima insieme a particolari radiofrequenze emesse da impianti di antenne ARP, sono fatte ad arte per non far capire niente alla gente, per far pensare che sia o la natura oppure che sia l'azione umana con la produzione di anidride carbonica che sta facendo impazzire il clima. A Geopop, a bambino secchione che spieghi e controspieghi. I chicchi di grandine così, so geoingegneria, e se una parte dell'Italia sta in un caldo insopportabile mentre l'altra viene bombardata da grandine e flagellata da venti impetuosi in zone ben circoscritte, e allora queste sono sperimentazioni climatiche che vengono sempre più perfezionate per poter muovere l'economia, le dinamiche agricole, il controllo sociale. È una guerra senza le armi. Cari Geopop e tutti coloro che seguono il carro per confondere le idee alla gente, i chicchi di grandine così sono manipolazione climatica deliberata e spero che la gente si renda conto che le proprie patologie autoimmuni, la propria fibromialgia, la propria depressione psichica, la propria stanchezza cronica, la propria impotenza, la propria sterilità anche tra i giovani. Ecco, spero che la gente cominci a correlare i propri disagi, la propria sofferenza con quello che accade sulle nostre teste, strisciate di materiale elettroconduttivo emesso da aerei cisterna da più di 25 anni in un progetto di manipolazione climatica, altro che industria, anidride carbonica, clima impazzito. Spero dunque che chi soffre si renda conto di quello che sta accadendo e i chicchi di grandine, quelli di Geopop, quelli che sono frutto della natura o del clima impazzito, li vadano a infilare lì dove, nei pertugi giusti, che meritano di essere trattati in una certa maniera.